parte proprio dalla periferia, la marcia a sostegno di Gianni Lettieri, candidato a sindaco di Napoli, proposta dal Partito Popolare Europeo, che vede nell'europarlamentare Enzo Rivellini il suo garante. Iniziano così una serie di incontri nelle municipalità cittadine, partendo proprio da quelle di San Giovanni barra Ponticelli. Noi non abbiamo condiviso la linea che ha assunto Italo Bocchino. Ad un tratto ha cercato di costituire una PDL2. Noi abbiamo una base e la base deve essere rispettata. Lui non l'ha fatto, quindi tutti quanti insieme abbiamo deciso unanimemente di fare questo passaggio e lasciare questo terzo polo, che noi riteniamo una truffa. I progetti per il rilancio della città di Napoli deve partire dalle periferie. Lettieri è una persona che viene non solo dal nulla, ma vuole dare qualche cosa di positivo in tutta la città di Napoli, che veramente abbiamo bisogno. Ad una persona che parla della città di Napoli come unico territorio, senza scenderlo dalle periferie e senza colpevolizzare le stesse del degrado, ma che le identifica come punti di partenza da dove apportare i cambiamenti per ridare splendore e credibilità a Napoli, non si può che dare applauso e sostegno. Questo quanto commenta l'onorevole Rivellini. Io sono con il candidato sindaco Lettieri perché credo che sia l'unica speranza per una città che da 36 anni soffre di malgoverno della sinistra. Tra l'altro Lettieri mi piace quando non parla delle periferie di Napoli. Non credo che ci siano delle periferie a Napoli. C'è una città che tutta insieme ha bisogno di avere pari dignità. Su questo siamo perfettamente d'accordo e proprio per questo abbiamo iniziato da questa zona, che è una zona popolare ma una zona di grande civiltà e dignità, che deve avere il massimo rispetto di chi governa. Io a Strasburgo non sono andato gratis, sono andato perché tutti questi signori un giorno hanno scritto Rivellini su una scheda elettorale, mi hanno pagato il biglietto. Io a loro devo le mie azioni, non solo a Bruxelles ma anche sul territorio, ed è a loro che devo dar conto delle mie azioni ed è con loro che io mi devo confrontare. Quindi con questa mia comunità, con questa mia gente, con questi miei amici continuo il mio percorso. Come tutti i politici e come tutti i napoletani legati a questa terra, ho pensato più volte di candidarmi sindaco a Napoli, di poter rappresentare la mia gente. Non ci sono state le condizioni, questo non vuol dire che tu non ti metti accanto a chi in qualche modo è partito per fare il tuo lavoro di rappresentante della comunità, di politico rappresentativo e non autoreferente.